ben ritrovati alla nostra rubrica degli antichi. Per l'episodio di oggi abbiamo selezionato un romanzo di fantascienza o racconto straordinario, come si diceva allora. Siamo alla fine dell'Ottocento a Parigi e un autore incombe sulla scena come un audace rivale di Jules Verne. Il titolo dell'opera è Le XXe siècle e l'autore si chiama Albert Rovida. È stato un giornalista, uno scrittore, un caricaturista, un litografo e un illustratore francese. Pubblicato nel 1880, Le XXe siècle presenta una legatura editoriale illustrata ai piatti e al dorso, in discrete condizioni. I tagli sono dorati. Le carte si presentano ben conservate, con rare fioriture. Delle 74 tavole indicate nell'indice sono presenti 72, mancano la numero 8 e il numero 16, non collocate secondo l'impaginazione specificata nell'indice. L'autore immagina il mondo appunto del XX secolo, in particolare ambienta la sua vicenda negli anni 50 del Novecento e a parte i contenuti gustosissimi e divertenti, bellissime da segnalare sono le illustrazioni fatte da lui stesso. In tutto sono 74, di cui 14 colori. Nel volume la quarta e la quinta parte uniscono al testo originale di Le XXe siècle un secondo romanzo di Rovida, intitolato La vie électrique, che insieme a La guerre au XXe siècle costituisce una trilogia visionaria che anticipa il futuro con gli occhi della fine del XIX secolo. Non solo l'autore ha una fervida immaginazione, ma è stato definito una sorta di visionario perché nei suoi racconti anticipa delle scoperte, degli eventi culturali e non che effettivamente si verificheranno nel XX secolo, a cominciare dalla partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica del paese. Ha predetto anche l'invenzione della televisione, del telefono, lo sviluppo della città in senso verticale, l'inquinamento, le guerre civili, gli aeroplani e persino l'atterraggio dell'uomo sulla luna. Usando un linguaggio sempre molto umoristico, tratti comico, l'autore vuole sottolineare quanto la tecnologia abbia influenzato la società francese e la vita del singolo. L'opera di Albert Rovida si compone di almeno 60 libri scritti di tutti i generi e 200 libri illustrati. Ha partecipato a 70 riviste e realizzato ben 60.000 disegni. Nel 1886 Rovida fa l'illustratore al Journal Amusant e poi in varie riviste. È nel 1880 che fonda la propria rivista, La Caricature, che dirigerà per 12 anni. Le opere straordinarie che ha scritto quest'autore lo portano senz'altro ad essere un degno rivale di Jules Verne. Contrariamente a Verne, però, i suoi racconti straordinari sono strettamente legati alla realtà sociale, tanto che le sue invenzioni hanno dei risvolti sugli sviluppi sociali dei singoli e della società stessa.